Ti so di ciò. Avete visto che l'è successo al povero Capone? Ha fatto la fine con una mutanda in casa. È stata Eva. Eva ti amo tanto. Amore mio, Eva. Eva, che bel nome che c'hai. Io amo la mia Eva. Io amo l'Eva. Io amo solo l'Eva. L'Eva è niente più. Sono un uomo sfortunato. Sono dannato, disperato. Perché adesso innamorato. Ma tu non vuoi sapere. Il mio amore, ti dichiaro. Ma te questo non è chiaro, il mio amore ti confesso, e tu mi tratti come un pesso, io ti amo come un pazzo, e a te manco la lama per il cuore e per l'anima tu fai passare. E vediamo tanto, e vediamo tanto, e vediamo tanto, tanto, e vediamo tanto, e vediamo tanto, e vediamo tanto, tanto, e vediamo tanto, e vediamo tanto. E valamo tanto tanto, e vediamo tanto, e vediamo tanto, e valamo tanto tanto, e le vediamo tanto, le vediamo tanto, le vediamo tanto tanto. Io sono benestante e pronto a te sposare, non dirmi più di no, e tutto ti darò. Signorina Eva, perdonami l'ardire, ma te lo devo dire, non posso più soffrire. Scusatemi del tu, ma io non ce la faccio più, non ce la faccio più, non ce la faccio più, non ce la faccio più. E vediamo tanto, e vediamo tanto, e vediamo tanto tanto, e vediamo tanto, e vediamo tanto, e vediamo tanto tanto. Allevamo tanto, allevamo tanto, levamo tanto tanto. Le vediamo tanto, le vediamo tanto, le vediamo tanto, tanto. Le vediamo tanto, le vediamo tanto, le vediamo tanto. Le vediamo tanto, le vediamo tanto, tanto. Le vediamo tanto, tanto. Le vediamo tanto, le vediamo tanto, le vediamo tanto, tanto. Le vediamo tanto, le vediamo tanto, le vediamo tanto, tanto. Le vediamo tanto, le vediamo tanto, le vediamo tanto, 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 le vediamo tanto, le vediamo tanto, le vediamo tanto, tanto, le vediamo tanto, le vediamo tanto, le vediamo tanto, tanto, le vediamo tanto, le vediamo tanto, le vediamo tanto, tanto, le vediamo tanto, le vediamo tanto, le vediamo tanto, Sono qui non in veste di notaio, ma di inviato speciale della trasmissione Caponissimi di Oscar Di Maio. Siamo qui in presenza di Federico Vaga Lepre, spero di averlo detto bene. Va benissimo. Giornalista del Mattino. Sono veramente commosso, dovrei fare l'intervista in ginocchio, ma... No, che qua... Cosa ne pensa lei del personaggio Caponi interpretato da Oscar Di Maio e di Oscar Di Maio? Ma io credo che Napoli debba fare i conti con una cultura popolare che ha rimosso. Credo che Oscar, che ha un cognome scritto nel DNA dello spettacolo tradizionale napoletano, sia la dimostrazione di come si tentino altrove delle clonazioni a tavolino dello spettacolo popolare e di come improvvisamente su un'emittente privata, in una piazza, da qualche parte possano invece scoppiare, esplodere dei talenti, dei fenomeni di successo come quello del telecafone. Oggi tu, ma che c'è? Non ci prima tanto tempo, guardi io come sono contento, sta sempre con sua faccia a peso. Lo sai perché sto contento? Mugliere, ma si è fatta una bella pelliccia. Tu perché stai triste? Ma che c'è? Mia moglie si è fatta uno. Oh, ma perché non te ne va a panda? Non ho capito, ogni volta che vi mando a fare un servizio non tornate più. Si può sapere perché siete arrivati così in ritardo? Capitano, chiedo scusa per il ritardo, ma abbiamo avuto un impedimento. Quale? Perché noi tenevamo il blindone, dovevamo passare sotto un ponte. E allora? E non ci passavamo, allora abbiamo fatto il giro per tutta la città. Era troppo alto. Vi perdete in un bicchiere d'acqua? Sì, bastava sgonfiare un po' le ruote sotto e passavate. Capitano, non vorrei contraddire, ma il problema non era sgonfiare le ruote sotto, era la coppa che non passava il blindone. Capitano.
delle risate, degli applausi, si debba prendere atto molto democraticamente, vale a dire una